da Fabrizio Agostini, amici sportivi, e benvenuti al Pala Bianchini di Latina. Recupero della terza giornata del massimo campionato di calcio a 5. Questa sera l'Axed Group Latina ospita i campioni d'Italia del Pescara calcio a 5. Il primo pallone sarà giocato proprio da Latina. Maina, Borca Blanco, Avellino. Pallone per Borca Blanco, che gol! Che gol! 4:40 del primo tempo, super gol di Borca Blanco. Sinistro di Maina e palla in rete! 2-0 Latina! Ancora Borca Blanco che perde palla, Calderolli, la deviazione in calcio d'angolo di Patrizzi. Canal per Calderolli. Calderolli, poi pallone dentro, leggero, accorcia le distanze. Per Grello, poi Salas, anzi Canal, e arriva il pareggio. Schema su punizione vincente. Due pari. Poi però l'intercetto ancora di Battistoni. Battistoni, il destro, la parata di Leandro. Occasione Latina. Ora esce bene Latina con Bacoli. Battistoni, 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 fa tutto da solo. Borca Blanco e il miracolo di Leandro. Il miracolo di Leandro, che vale come un gol. Ora prova Pescara. La grande parata di Patrizio. Grello, pallone per Ercolessi, prova il volo, pallone alto, recupera Latina. Avellino, dentro per Arnaldo, prova il sinistro, palla in rete, Arnaldo, stavolta Leandro non la prende, nuovo sorpasso Latina sul Pescara calcio a 5, che ora usufruisce di un calcio d'angolo leggero. La grande parata di Patrizzi. Calderolli, Avellino ci mette un piede, poi il sinistro di Leggero, il pareggio, la staffilata di Leggero. Ancora Salas per Canal, prova il sinistro, manca il colpo di tacco Borruto. Canal per Calderolli, Calderolli allo spazio e segna il gol del sorpasso. 4-3, Calderolli, pallone fuori, termina così l'incontro. 4-3 per il Pescara, che opera il sorpasso sui pontini proprio nel finale. Da Fabrizio Agostini un saluto a tutti gli amici sportivi e appuntamento alla prossima sfida interna dell'Axed Group Latina.